una indicazione di base specifica per chi deve affrontare il test d'ingresso alla laurea magistrale. Quindi è un'indicazione per te, studente laureato di primo livello, che devi affrontare un test per entrare in una laurea magistrale biennale specialistica che spesso ha un numero limitato di accessi. È un'indicazione semplicissima che però ho notato sulla base di una lunga esperienza da decano del mio dipartimento e prima facoltà, ho sperimentato ampiamente. Una parte delle persone, dei ragazzi, degli studenti, dei quasi colleghi che si presentano per affrontare la laurea magistrale non capisce la natura di questo test d'ingresso. Una parte sì, una parte no. Il concetto è semplice e si può esprimere fondamentalmente sulla base di tre elementi da cui non si può prescindere. Uno, non si tratta di un test di ingresso all'università, ma un test di selezione per una laurea specialistica. 2. Questa prova dà per scontato, parte dal principio che tu possiedi già una competenza relativamente completa, ancorché introduttiva, data dal fatto che hai conseguito una laurea di primo livello di 3 anni, che non è poca cosa. 3. Si tratta di un esame. Non è un provino per vedere se sei brillante, è un esame che vuole verificare che tu abbia le competenze di base, quelle che sostanzialmente dovresti avere dopo ben 3 anni di intenso e continuo studio della disciplina di base, quindi un esame per verificare le tue conoscenze e sapere che hai quel minimo livello che permette poi di approfondire attraverso il corso specialistico. Lo ripeto leggermente più estensivamente, ma il concetto è chiaro, anche se, ripeto, tante volte i ragazzi non sembrano averlo capito del tutto, ed è che uno, mentre nella laurea triennale, appunto, non si tratta di un accesso all'università in genere di base, nella laurea triennale non viene tanto richiesta nell'accesso alla laurea triennale di base, la prima, non viene richiesta tanto una competenza della materia, uno va all'università per studiare, quanto viene richiesta una certa disposizione, dovendo fare per forza una selezione perché ci sono dei numeri chiusi o comunque limitati, si cerca di trovare le persone che hanno più disposizione, più capacità, entro certi limiti, di base molto, per intraprendere gli studi universitari. Questo generalmente è l'attitudine dei test di base per entrare nella laurea di primo livello, che appunto non richiedono generalmente di conoscere già la materia, qualcosa forse, ma in genere poco, almeno questa è un'esperienza mia universitaria, che peraltro è piuttosto lunga. La seconda cosa, quindi, dopo che è chiaro che non si tratta di una semplice disposizione allo studio, come nel caso dell'accesso alla laurea triennale, bensì di una competenza, la seconda cosa di cui tenere conto è che la prova parte dal principio che il candidato abbia già compiuto 3 anni intensi di studio, superando decine di esami, raccogliendo moltissimi crediti e avendo conseguito questa laurea, cioè 3 anni di studi, generalmente con una forma di tesi di elaborato finale, quindi una preparazione che non è da poco. Una persona che abbia per 3 anni studiato una materia dovrebbe conoscerla molto bene. Successivamente a questo, come terzo concetto, che in realtà è il più importante anche perché deriva dai due precedenti, si tratta di avere chiaramente in testa che questo di accesso alla magistrale non è appunto una specie di verifica della tua brillantezza intellettuale. È una conoscenza, è una verifica della conoscenza degli elementi che sono considerati di base necessari per specializzarsi. Le lauree si chiamano specialistiche o magistrali, ma specialistiche rende meglio l'idea, perché il loro obiettivo è di darti una formazione che non è più generale, non è più, nel caso della psicologia, la psicologia, nel caso di un'altra materia, che so, la letteratura, ma
la specifica area su cui è costruita la laurea magistrale, che infatti, pur stando all'interno di una certa materia, ha sempre una titolazione molto più circoscritta che la materia nel suo insieme. Quindi i 2 anni saranno dedicati all'approfondimento di quella specifica laurea, sì, tu devi però avere una completa conoscenza di base, naturalmente, però quale è verosimile che tu abbia dopo 3 anni. Quindi si tratta di studiare spesso e volentieri, per esempio nel caso della mia esperienza ci sono dei libri, uno, 2 volumi, in genere un manuale di carattere generale, magari uno più specialistico, riferito, sempre introduttivo, riferito alla materia specialistica della laurea, e si tratta di studiarli esattamente come un esame corposo, ma che in teoria, se tu avessi una completa conoscenza da semplici esami, semplici non tanto, ma insomma dalle decine di esami che hai fatto, se hai la conoscenza di base data dalla triennale, non serve altro. Però è un esame, ti verrà chiesto di sapere le cose, non di fare una bella figura. E questo devi mettertelo bene in testa. Ho spesso l'impressione, quando mi capita la parte orale di questi esami o parlando con gli studenti nei contorni, gli neolaureati di primo livello, così, nei meandri delle prove, che questo non sia tanto chiaro. A volte gli dico: ma hai studiato i libri che sono stati indicati per sostenere l'esame? Ma no, non lo so, non ho avuto tempo. Come se i 3 anni precedenti dello studio della disciplina di base non fossero stati dedicati allo studio. Quindi ricordati bene che non si tratta di, se ti trovi nella condizione di affrontare un test d'ingresso per la magistrale, che non si tratta di un test di generica disposizione agli studi, quale tende ad avvenire nella laurea triennale, all'ingresso della laurea triennale di base, non si tratta di qualcosa che parte dal principio che tu sai niente, ma anzi, al contrario, parte dal principio che tu conosca bene di base la materia, essendo laureato con una laurea triennale, e soprattutto che si tratta di un esame di conoscenza, un vero e proprio esame, come fosse la maturità, una piccola maturità relativa alla materia che hai studiato per 3 anni. Segui, tieni bene in testa questi presupposti e affronterai, studiando naturalmente, il test per la magistrale con successo. La chiave di tutto comunque è appunto quella dello studiare. Quindi, se devi affrontare il test d'ingresso per la triennale, prima di tutto l'obiettivo tuo, lo scopo, la strategia è studiare, studiare e poi ancora studiare. Auguri.